Ciao a tutti ragazzi, e come al solito sono Frankie ed oggi sono qua per questa nuova puntata di Far Cry 4. Niente, nella scorsa puntata abbiamo fatto un sacco di cose. Vi ringrazio per il supporto che state dando a questa serie. E nulla, vi volevo dire che adesso ci sarà sicuramente qualcosa di grave. Abbiamo 5 minuti per tornare. Cosa sta... Aspetta, a me serve una macchina. Ecco, questo. Ok, vai a Banapur. Mettiamo subito la meta. No, Banapur, dove sta? Ah, qui. Ok, via. Presto, adesso hai bisogno di Grand Theft. Ecco, appo, Grand Theft. Eri troppo piccolo, ma vorrei che potessi ricordarti i vecchi tempi. Senti, ce li ho dietro. Che bei tempi. Ah, me li sento dietro, me li sento dietro. Avevamo grandi progetti, non solo per la nostra piccola famiglia, ma anche... Ma bruciate. La mia, devo badare sia alla guida che a sparare. Ok, ciao. Troppo tardi, dico. Io ci ho provato. Questo posto è spacciato. Non farti trascinare giù, Ajay. Ishvari non ti ha mandato qui per questo, no? Ma... Mancano 5 minuti prima che quel posto sia nel dramma. Io ce la farò, mancano meno di 200 metri. Ce la posso fare. Bella, eh. Mamma mia, mi chiamavano Need for Speed proprio. Dai. No, erano amici. Cazzo. Vai, 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 vai. Siamo quasi arrivati. Muori voi, amici. Oh no, sta andando tutto a fuoco. Eccomi, Saval. Cosa posso fare? Merda, tieni giù la testa e salva chi puoi. Non sono lontano. Arrivo al più presto coi rinforzi. Ok. No, ok, questi sono... questi sono cittadini. Sto arrivando, amici. Cioè, vedo un elicottero. No, 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 scusa. Dobbiamo curarci, dobbiamo curarci. Non ci sto capendo niente. Fermi. Voi scappate nel frattempo, bravi. Ok. Dobbiamo scambiarci immediatamente arma. Mamma mia il casino, fermi. C'aveva un fucile a pompa. Presto. Presto. No, mamma mia, per poco non ti ammazzavo. Non sto capendo niente, c'è troppo casino. Questo non mi ammazza, eh. Oh, qua sta succedendo il finimo. Ma che è? Esplode tutto. Ma muori. Non ci per, non ti permettere. No, no, presto. Mazza, si è recuperato tutta la vita così. Fermo. Ok, no, da sparare. Vai via. Ok, fermi, eh. Se magari io capissi bene la ubificazione delle persone, mi farebbe anche un po' piacere. Sto senza vita. Non ho vita. Sono una persona senza vita. Ok, non mi vedono più. Ok. No, tranquilli, non sta sparando. Ok, bella. Sconfiggi i rinforzi. E dove stanno i rinforzi? Come preservare? quelli sarebbero i rinforzi. No, mi sa che non posso sconfiggere l'elicottero. Cacchio, ho finito le munizioni. La mia casa...
Sta facendo notte, fermi. Colpo alla testa, vai. Ma muori male. Ehi, non ti permettere. Oddio. No, 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 no. Siete delle persone molto cattive, eh. Fatevelo dire. Siete delle persone perfide. Molto perfide. Queste sono proprio dentro. Dentro cattive. Allora, i rinforzi. Adesso mi preparo. Ecco, va. Vabbè, questo ok. Ok. Siamo cariche, eh. Ok. Dobbiamo semplicemente aspettare che arrivino. Sto già andando a fuoco, ok. Ambe. Usano le granate fumogene, hanno anche quelle. C'è uno che vuole provare ad arrivare da dietro. Si è spostato, no, è un elicottero. Amici, vi salverò io. Siete tutti vivi? Insomma. Ok. Dove? Aiuta Bada. Ah, dobbiamo andare a Bada bene, eh. Bada. Sto arrivando, eh. Io non riesco mai a capire se sono nemici oppure no. Impazziti. Ah, impazziti, che mi date fuoco? Ok, ci penso io, eh. Colpo alla testa. Trovo un modo per entrare. Da qua, da qua. Sali. Bada. Era lei? Ah. Vai, Bada. Questo tanto è filmato, quindi. Boh. E un casino è successo. Dritto per dritto. Devono vederla tutti, sarà di conforto. È una bambina, Saballa, è terrorizzata. Prima la porto a casa e poi ci occupiamo del resto del popolo. Giusto. Grazie. Tutto a posto. 500 euro, per averti salvato. E non mi guardavo con quella faccia. Adesso non c'è tempo, hanno preso l'avamposto e hanno degli ostaggi. Ok. Bene. Prima l'avamposto, senza siamo separati dagli altri. Andiamo. Mi pare giusto, sì, sì. È stata tosta, eh. È stata molto tosta. Dritto al mittente, missione completata. Allora, il Kirat di Renmin è nelle collezioni. Vabbè. Già abbastanza crimini sulla coscienza. Guarda qua il danno che ha fatto, Insomma, sei pure un po' un bastardone, Fratello, dobbiamo parlare. Sabal, che c'è? C'è bisogno di me a Banapur e Amita è presa dall'avamposto. Quindi devi aiutarci con gli ostaggi. So che non è poco, ma devono essere salvati prima della riconquista dell'avamposto. Amita ha detto. L'avamposto è importante, ma la nostra priorità sono le vite di quegli ostaggi. Giusto. Il popolo del Kirat ha bisogno della protezione del sentiero d'oro. Ok, ma che è sono? Salva gli ostaggi, fratello. Sì, 700 metri. Beh, insomma, è abbastanza distante. Dove sta questo avamposto? Ok, obiettivo attuale.
Sì, ci conviene prendere per forza un'auto. Quindi. Comunque che casino. Allora, bello che sta scendendo la notte, quindi vedremo, no? Il cambiamento climatico. E si accendono infatti anche le luci, è abbastanza figo sta cosa. Allora, per ora dal punto... vabbè, però non è che posso andare a sbattere così, eh? Dicevo, dal punto di vista della trama, il gioco per ora è abbastanza aperto, nel senso ci sono molte, molte domande ancora... comunque sì, siamo soltanto all'inizio. Però è strano, perché da quello che sono riuscito a capire, quel tizio là, Salame, sarebbe il capo dello, diciamo, dell'opposizione opposta a Pagan Min. Tocca vedere un attimino lui come si comporterà, perché secondo me poi sotto sotto in realtà lui vuole essere una sorta di Pagan Min secondario. E come minimo nasceranno delle rivolte, e poi magari a me mi fanno diventare capo, no? In genere questi sono degli spunti narrativi. Però vediamo quello che accadrà. Mi piace molto il fatto che sto riuscendo a fare un let's play, ed è strana strada. Quindi io sto giocando non sapendo niente proprio, no? Cioè il gioco la prima volta come se lo stessi giocando insieme a voi. E se voi siete un po' indecisi sull'acquisto, magari seguite questi video, oppure se sapete che proprio non avete modo di prenderlo, vi seguite l'intero let's play, così potrete dirmi: sì, sei effettivamente un idiota, perché non sai giocare. Allora, uccidi le guardie e salva almeno due ostaggi. Io li salverò tutti. Tutti li salverò. Ed è per questo che io infatti utilizzerò la via del rampino. Però ho sbagliato, perché mi potevo andare a prendere l'arco. Fa niente, significa che useremo solo il coltello. Allora, innanzitutto, come dei veri James Bond, dobbiamo salire per prima cosa con il rampino. Quindi, rampino. L'unica cosa che non mi piace è sta cosa che ti dice: tieni premuto e si vede il cosettino che gira. Boh. Allora, abbiamo almeno 4 ostaggi. Dobbiamo riuscire a identificare tutti i nemici. Allora, lì c'è il primo ostaggio. Qua dobbiamo andare molto, molto attenti, perché basta un allarme. Ecco l'arco, grande, questo mi serviva. Ok, adesso possiamo anche ragionare con le armi. Ok, là sopra ne abbiamo un altro, però mi sembra strano che non sia controllato. Dice, allora premi Z. Il rampino, eccolo là. Ok, proviamo a partire da sopra e poi scendere accucciando di concia, attiri meno l'attenzione. Zitti, eh? Silenzio. Ok, lì infatti ce ne sono ben due. Però quelle due sono facilmente ammazzabili. Sentite la musica come incalza. Questi saranno comunque sia, credo, gli stili degli avamposti. Allora, prima andiamo ad ammazzare l'altro, poi lui. Silenzio, questa è una fase importante. Gioco. Allora, non ti girare, 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 non ti... Si sta rigirando, si sta rigirando. Vai. Vieni. Vai a vedere il rumore.
Dai. Ma lo vuoi andare a... Merda, ne è arrivato un terzo. No. Cercate di capire chi è stato. Attenzione, non sappiamo cosa sia. Questo lo buttiamo qua. Zaino quasi pieno. Ok. Sto andando alla grande, mi sento troppo professionale. Sono peggio di un pro gamer. Meglio. Ok. Adesso zitti tutti, eh. Ok. Sono molto bravo. Adesso gli ostaggi li posso liberare così, eh. Andrà tutto bene. Ok. Andrà tutto bene. Il problema è... No, 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 cosa ho fatto? Ho sbagliato. Il problema è che non ho capito. Non so dove sono gli altri ostaggi. Cioè, ok, so dove l'altro, ma gli altri due? Non riesco a capire. Abbastanza strana come cosa. Più che altro non riesco a sapere dove sono gli altri due ostaggi. A meno che non ci siano. Siano tipo dentro. No, la sta picchiando quel figlio di... Ok. No. No, no, no. Tu non hai detto niente. Ah, comunque sì, ecco l'altro. Ci salveranno. Sì. Ok, quindi abbiamo salvato tutto? Gli ostaggi sono salvi, Sabato. Ok. Stai facendo onore al nome di tuo padre, Ajay. Grazie, grazie. Con il sentiero d'oro. Allora, questo sleghiamolo. Senti, non sono questo tu, sleghiamolo. Per questo ci faresti comunque comodo, fratello. Lo vedi che hai fatto la differenza. E no, cos'è qua? Saccheggiamo. Ma aiutare il sentiero d'oro ti porterà a Lakshmana, te lo prometto. Lo faremo insieme. Ma come lo faremo insieme? No. Negoziazione per gli ostaggi. Tieni, per averci salvato. Cosa vuoi? Ah, dai, sono Amita. Vabbè. So che erano quattro. Ostaggi, invece di riprendere l'avamposto. Tranquillo. Sei appena arrivato e Saballa sa essere molto convincente. Volevo solo fare la mia parte. E io lo apprezzo. Ma erano la situazione. Stavo già facendo le preparazioni per gestire l'avamposto. Ma ora devo riorganizzare i miei soldati affinché proteggano gli ostaggi che hai salvato. Proteggerli? De Pler. Non gli piace perdere i suoi giocattoli. Cos'è? Non capisci, Ajay. C'era un piano e adesso il piano è saltato. Ah. Ci vorrà un po' perché la situazione con De Pler si calmi. Nel mentre i soldati nemici avranno tutto il tempo di organizzare le difese. Non se ci penso io. Ajay, attaccare l'avamposto da solo sarebbe un suicidio. Aspetta di avere un supporto adeguato. Posso farcela. Incursione. E sarebbe raggiungere l'avamposto. Beh, io direi che per questa puntata è tutto. Non abbiamo trovato il quarto
tizio, e probabilmente rimarrà legato, cioè magari là vivono tutti felici e contenti, invece c'è sta ancora lui tipo imbavagliato così. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto, vi ricordo di lasciare un bel mi piace, supportate la serie e il canale lasciando mi piace, commentando e condividendo, pensando quello che voi pensate, e noi ci rivediamo ad un prossimo video, come sempre, dritto per dritto. Sentiamo prima quello che dice. Vabbè, così a random. Ci vediamo al prossimo video come sempre. Dritto per dritto.